Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? IG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Ciao ragazzi, qua Exet e oggi siamo tornati con un nuovissimo video FIFA 18 nel 2022. Se volete il prossimo FIFA 19, lasciate tantissimi mi piace nei commenti, scrivetemi se avete giocato a questo FIFA e in che posizione mettete questo FIFA. Per me è stato molto molto bello quello che ha implementato, le primissime novità che vediamo tuttora. Quindi secondo me è un FIFA di tutto rispetto. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere in un commento. Vi ricordo di passare a tutti i miei social network per non perdervi mai nulla, li trovate in descrizione, Instagram e TikTok. E buttiamoci in FIFA 18. Eccoci qua proprio dentro il gioco e subito scopro che c'era anche la modalità mondiale. Oh mio Dio, non mi ricordavo minimamente di questa roba. Ero rimasto su FIFA 14. Andremo anche a controllare questa modalità, promesso. Questo gioco ha implementato le primissime cose. È stato il primo con le squad battles. Qua vediamo subito la squad della settimana, che prima non era così. Sempre il Road to Division 1, che vediamo le stagioni online, ancora non c'era le Division Rivals. Il FUT Champions, fammi vedere il FUT Champions com'era. Anche FIFA 18 aveva 40 partite, quindi dal 19 hanno messo 30, ok ok, ci posso stare. Questo è stato il primo che ha introdotto il FUT Champions Channel, che era una modalità dove vedevi tutti i replay, le partite dei pro. Vabbè, il draft lo sappiamo, la mia squadretta che purtroppo in questo FIFA qui mi avevano hackerato l'account e quindi non ho dovuto fare il cambio di account in questo dove sto utilizzando tuttora. E minchia, avevo trovato Manetoz. È ovviamente Richard che ci perseguita. Cavolo, Manetoz, 3 di debole aveva Manetoz su questo FIFA. E questo è stato anche il primo FIFA che hanno messo gli attributi. Guardate qua che belle statistiche. Già con le goccine avevano già le braccine corte. Molto meno potenziato rispetto ai Tots dell'anno scorso. Vi ricordate il primo episodio Mertens con 98, 99, 99, 98? Cioè, clamoroso. Ricordi bellissimi anche qui, perché ne abbiamo fatti di draft, ne abbiamo fatte di cose anche su YouTube. Veramente bellissimo. E adesso noi cosa andiamo a fare? Diciamo che è molto molto simile anche all'altro. Nell'altro ci ho messi molto di più nei dettagli, perché ovviamente è stato il primo. Però più o meno qua abbiamo già notato le differenze, che nemmeno tanto sono così ampie. Vorrei vedere il mercato, fare un draftino e poi vedere un po' questa World Cup. Però prima di andare avanti e buttarci nei trasferimenti nel draft, un bel mi piace se volete FIFA 19, spaccatelo. Iscrivetevi al canale come sempre per non mancare mai, e condividetelo con tutti i vostri amici per fargli scendere una lacrimuccia. 24.000 oggetti. In questo gioco ancora c'è gente che vende. Io mi chiedo, ma che cavolo vendi bronzi su Vediamo CR7 come sempre. Facciamo il solito. Ah, qua ci sono le icone. È vero, nell'altro FIFA non l'ho notato. Nell'altro FIFA non esistevano ancora le icon su PlayStation. Cavolo, è vero. Questo è stato il primo FIFA dove hanno implementato le icone. Perché sul 17 le icone erano ancora esclusiva Xbox. Assurdo. Facciamo come l'altra volta, max 100.000. Vediamo un po' che troviamo. No, dai. Che presa male. Che presa malissimo. Che peccato non poter vedere tutte le carte belle. Vediamo se ci sono. Mamma mia. Teo Hernandez. Ragazzi, Teo Hernandez del Real Madrid, one to watch. Questo è stato anche il primo FIFA con gli sperimentali, quindi non possiamo gustarci. Però gustiamoci quali erano le carte più forti di questo gioco. Sul 17 abbiamo visto che era Ronaldo, che era 94 e Messi 93. Poi ovviamente c'erano anche Suarez 92, Neuer 92. Cioè delle carte belle upgradate. Vediamo qui, ovviamente qui già c'erano le speciali. Vediamo Ronaldo 99, Ronaldo 99, Suarez 99. Wow, in FIFA 18 Messi non possiede una carta 99, ma Hazard, Suarez sì. C'è un'altra di Ronaldo 98, vabbè quell'anno Ronaldo è stato, vabbè, mi sembra gli anni 16, no, sì, 2016, 2007, 2018 sono le tre Champions del Real, quindi è un Ronaldo Prime. Mamma Neymar. Questo qui è Hazard e Salah, che è uscito anche 16. Pensate che carte usciva nel SBC. Adesso ci accontentiamo di quei bot. Guardate qui che bellezza. Mohamed Salah, vincitore del premio miglior giocatore della Premier League, non mi ricordo.
che c'era sia questo qui della Premier League del mio giocatore, c'era pure quello giovani, non male, Pipita Higuain, mamma mia, ancora Suarez, Leva, Neymar, Neymar SBC. Guardate cosa non abbiamo più, vi prego, ieri, ritorna ad essere come prima, ritorna. Che bella SBC, Sala 98, Neymar Junior 97 SBC, premio del miglior giocatore dell'anno della Francia, il campionato francese. Anche qui, guardate qua che bella immagine dinamica, 5-5, guarda che bella immagine dinamica, 97, 98, 97, 99. Paolino Dybala, che bello, guardate qua che bello sto Paolino, mamma, un altro Isco. Kylian Pepe, venga di sto Pepe, oh, meglio del Totti, 99, 99, 98, 98, bello Pepe, quanto c'ha? 4-4, bello, è la carta, il fenomeno. Modric, Buffon, Bonucci, Totti. Che bello Neymar, pure Aubameyang. Vai, prendiamo Neymar, bello, bel Neymar. Vediamo che Messi. No, oddio William, da quanto tempo? Chissà che fine ha fatto William. Ne sono tanti, prendi Pepe. Belto, mica 97, che bello. Mica Bonaventura del Milan, Piazza Silva. Bello, bello, facciamo il rete draft, vai, vai. No, non si scherza, dai. Oh, Fred Verratti, piglia Marco, sto a fare PSG, ragazzi, dai. Van Dijk, regà, Van Dijk del Southampton. Mamma mia, Socrates 80, guardate Van Dijk e guardate Socrates. Mamma, Varane è sempre, oh, ma Varane è da 9 anni uguale. Ma ragazzi, è clamoroso, ma Varane è 9 anni uguale. Ma è sempre uguale, questo è un tots. Vai, prendimi che Davide Luigi. Davide Luigi che detta legge. Ma è comunque incredibile, mamma mia, Miranda dell'Inter devastante. E Paolo Maldini Prime, ce lo prendiamo Paolone. Mamma Perin, è vero, Perin aveva sempre i capelli lunghi, ma non ce li ha più. Goretzka dello Schalke 04 Tots. Beh, guardandolo, non è solo negli ultimi FIFA che era un Gullit Gang. È sempre stato un fenomeno questo ragazzo, guardate qua che cartina. È sempre stato forte sto ragazzo, che gli devi dire. Anche allo Schalke, che giocatore, mamma mia, invece che soldi che merda, invece guarda qua che bellezza. Griezmann Tots, bello, Lukaku Tots e poi vabbè, abbiamo Sozard 99, è proprio quello che abbiamo visto. Mica che belle carte questi due, veramente bellissimo, prendo Hazard e quindi ci troviamo. Spim. Oh, ma Robert era clamoroso, già a 91, bravo Robert. Barzagli, mamma, guarda qua che bellezza Barzagli. Messi, ultima, Dani Alves e niente, peccato, potevo prenderlo il CR, vabbè, fa niente. Oh, la grafica fa panico e paura, ragazzi, guarda qua quanto corre. Guarda qua Jimmy, madonna Vardy, oddio, bang. Ma che diamine? Sì, ma vanno tutti a una velocità iperveloce. Guardate, me li ricordo i passaggi. Guarda qua. Bang, bang. Se non ricordo male, cerchio, cerchio. Vai a provare un po' qualche tiro da fuori. Tipo la do lì a Kanté. Poi la ridò. La do qui. Vardy! Ma la palla, ragazzi, non si vede nemmeno. Porco due. La palla, raga, non si... Oh, però... No, la mannequin challenge. Oh mio Dio, no, ti prego. E la dub, mi sa che questo è il primo FIFA della dub. No, che ricordi, che ricordi. La mannequin challenge e la dub. No, dove è Pogba? Andiamo a comprare Pogba solamente per questo. Boom, perde palla. E il Nino, niente. E il Nino, che culo. Drivalo, mamma mia, driven shot. Ricordo benissimo che era difficilissimo. La difesa era solida, era solidissima la difesa. Ma anche il centrocampo era difficile andare in porta. Però quando tu arrivavi in porta avevi il driven shot, che avevi quasi il 95% di possibilità di far gol. Nei movimenti proprio, proprio senti nei movimenti che è molto migliorato rispetto allo scorso FIFA, quello che abbiamo provato nell'altro episodio. Perché ragazzi, questi già si muovono più come quest'anno. Guarda qua, bang, mi giro, la do questo, entra, boom, traversa, niente, finita. Mica bella, però che bella azione avevo fatto. Ma vi dico, questo gioco è molto simile a... ovviamente è simile, ma non è ovviamente nel 20, nel 21, nel 19. Cioè ogni FIFA ha il suo, perché lo sappiamo, i meta sono totalmente diversi. Cioè questo qua ha un meta totalmente diverso. Ma se tiro da qui faccio gol. Che cosa, scusami. Cerco l'opposizione per Angolo di Driven. E fai vedere l'incubo.
Questo era l'incubo di tutti i Food Champions, ragazzi. No, non ce la faccio, troppi ricordi. Raga, quello era l'incubo. Mi viene da piangere. Nel senso, proprio godevi proprio, ragazzi. Godevate proprio quando vai zitto per tutto il campo. Vabbè, ma dai, Vardy non può segnare ogni tiro. Io sono esterefatto, cioè non è possibile questa cosa. Boom! Quasi si fa la tab, vero? Mamma mia, ragazzi, potrei piangere in questo momento. Guarda, stuccatevi in Golocante che vi fa la tab. Nel 2017-2018 vi sta facendo la tab. Siete tornati indietro nel tempo. Chiudete gli occhi. Siete nel 2017-2018. Siete felici. Siete appena tornati da scuola. Questo video a me piace. Cioè, i movimenti. Cioè, la grafica è buona, ragazzi. La grafica è buona. Cioè, la grafica è veramente buona. Quindi non c'è problema. I movimenti mi piacciono. Ricordano molto gli ultimi FIFA. Forse quelli di adesso sono un pizzico più fluidi, perché sono anche forse un po' più moderni. Però ragazzi, è fluidissimo. Questo è un FIFA, il miglior FIFA forse che ho mai giocato. Questo, il 17 erano veramente delle sagome. Brutto, diciamo, veramente brutto, erano veramente delle sagome. Questo è veramente un FIFA maestoso. Il dribbling è buono, guardate qua, questo è l'Hitmanen, ragazzi. Cioè, si muove bene, non è una sagoma, come ho detto. Guarda, si muove bene, tirano bene. Ma poi ragazzi, i passaggi X fuori di testa, triangoli fuori di testa, tutti perfetti, perché io posso fare un triangolo con Matic, guarda qua, non me lo sbaglia, bang, non me lo sbaglia. Quel passaggio là di Kanté, se era sul 22, era già del terzino, sempre fisso, perché è un gioco brutto. Simone, grazie per tutto quello che ci hai dato. Ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video, spero che vi sia piaciuto. Come detto, davvero tantissimi ricordi bellissimi. Spero che tutte queste chicche vi stanno piacendo e questa serie che vi sto portando la state adorando. Come sempre, io la porto avanti perché vedo che vi piace. Condividetelo con tutti i vostri amici per fargli scendere una lacrimuccia e fargli ricordare i bei momenti. Un botto di mi piace, ragazzi, spaccate il tasto del mi piace. Non dimenticate, perché ovviamente se vedo che vi piace assolutamente lo riporto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo FIFA. Era uno dei vostri preferiti oppure non vi è piaciuto? E soprattutto, qual è il vostro preferito? Iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanellina. Passate al mio Instagram e ai miei social network, che trovate sempre in descrizione. E vi ringrazio se hai visto il video, vi ringrazio se stai. Dex è tutto, haters make me famous.